Una provocazione. Si potrebbe quindi dire che la nuova economia nel post-industriale dovrebbe investire sulle relazioni e sulla conoscenza, cioè noi dovremmo fondamentalmente, anziché andare a lavorare la mattina, dovremmo riorientare la nostra attività quotidiana cerebrale in relazione e conoscenza. Cazzeggio? Il problema è come retribuirlo, cioè noi dovremmo immaginare un sistema dove si riconosce valore economico al cazzeggio, cioè alla produzione creativa. Però la produzione creativa, per la mia esperienza, ad esempio in campo di organizzazione dell'attività scientifica, comporta del tempo passato insieme, esatto, e la costruzione di un sistema di empatia forte tra le persone. Esatto. Cioè tu puoi benissimo risolvere equazioni usando le mail, ma la pizza la devi andare a mangiare assieme. Esatto, esatto. E in generale è mangiando la pizza che ti viene l'idea, guardando negli occhi l'altra persona, di come girare la frittata. Diciamo così, la grossa dell'attività intellettuale di cui noi parliamo non è attività di eccellenza, molta dell'attività intellettuale è anche cose che possono fare tutti, che però se le fai insieme sono importanti. E spazio di convivialità, per tornare a condividere. Non ho nessun dubbio. Può anche darsi che, come è successo molte volte nella storia dell'umanità, quando le cose cambiano molto, non è detto che quello che appare come più evidente è, diciamo, lo strato in cui c'è il cambiamento più profondo. A volte il cambiamento più profondo ce l'ha in persone che non appaiono, cioè in molti casi tu fai più politica se insieme ad altri cambi un pezzo di mondo, piuttosto che se passi il tuo tempo a cercare di convincere un ipotetico potere a cambiare atteggiamento, perché tu in realtà hai costruito un mondo che è un po' diverso e che piaccia o non piaccia, per quelli che comandano li mette di fronte a una situazione diversa. Questi discorsi sull'economia delle conoscenze hanno tante implicazioni sociali, politiche, economiche, il ruolo ad esempio dell'arte. Io ho sempre pensato che se tu volevi occuparti di informatica era evidente che il valore aggiunto italiano fondamentale era il bello, era la componente estetica. Elegante. Perché quello è anche un sistema di valori, quello è un qualche cosa che garantisce un rapporto con la storia e una speranza di futuro, senza illusioni. Non vorrei cadere poi nell'eccesso dei social. In questo senso sono tutti discorsi umanistici, però sono discorsi umanistici che, a differenza di una volta, qui è il punto delicato, sono in larga parte macchinabili. Cioè tu una volta avevi le macchine da cucire che sostituivano la forza muscolare, oggi hai delle macchine che maneggiano informazione, non nel senso di sistemi di valori, ma nel senso di grandi quantità di immagini, di contenuti. E questo strumento secondo te ci permetterà di portare sotto controllo collettivo la stessa socialità che abbiamo creato, tutto il sistema di connessione, questa unità sociale? Io penso che avremo fenomeni di antagonismo e di contrasto molto forti. Io non sono convinto che sarà una cosa semplice, anzi, se io penso a cos'è stato il processo di industrializzazione del mondo, è stata una delle cose più sanguinose che ci siano state. Io spero che non sia così, ma temo che non sarà una cosa semplice e pacifica. Però si può cominciare ad affrontare il problema mettendo per intanto insieme le persone. Ma poi vogliamo fare un passetto di in più. Io trovo ad esempio molto discutibile chi si oppone a questi strumenti perché ne vede i rischi, e ha ragione, e chi li cavalca perché ne vede le opportunità e ha ragione. Non si può cominciare a provare a vedere a quali condizioni non è accettabile e quali sono gli aspetti che sono invece possibili. Se uno cominciasse invece di fare un discorso assolutamente astratto e generale a individuare dei capisaldi, io dico che i diversi punti di vista imparerebbero a stimarsi l'uno con l'altro e scoprirebbero che si può fare della strada insieme. Facciamo un discorso molto banale. Tu hai gente che sostiene, e lo capisco, Rodotà, pensiamo ad esempio, la difesa della privacy, è giusto.
L'idea però che gli stati nazionali in questa situazione siano in grado di assicurare, io ci credo poco. Dall'altra tu hai delle multinazionali potentissime, le quali fanno finta che sia equo il patto in cui ti ottengono informazioni da te perché ti offrono un servizio. Questo è un patto iniquo, perché è chiaro che non c'è proporzione. I patti sono accettabili se i componenti sono equilibrati. Allora, tra queste due tesi, un'idea, ad esempio, anche in un documento delle Nazioni Unite, c'è l'idea che le informazioni non sono singole, ma nascono da una comunità. I dati prodotti da una comunità, sostiene questa iniziativa delle Nazioni Unite, devono essere governati da chi li ha prodotti. Introdurre questa idea, secondo me, è già un passetto in più del dire parliamoci, perché è già un modo per provare a definire una dimensione di organizzazione del parliamoci. Però quali strumenti di collegamento hai oggi? No, io ci credo poco, onestamente, al fatto che le cose che abbiamo discusso stasera siano cose da social, perché tendenzialmente sono, i social funzionano bene per amplificare delle tendenze che siano molto nette. A me pare invece che la fase in cui siamo tutti impegnati è un'altra, ed è quella di lavorare insieme per produrre delle idee che colleghino altre persone. Nel momento in cui cominci ad avere questa cosa, probabilmente anche, fammi dire, la propaganda diventa più efficace. L'informazione gira attraverso la rete, i comportamenti nascono dalla frequentazione e dalla condivisione con persone. Solo per darvi un'idea, ci sono delle 300 e passa slide recentemente uscite su internet e sulla sua evoluzione. Io ve ne racconto solo due. Una, MIT, sostiene che le interfacce utenti di internet finalmente saranno completamente grafiche e supereranno quell'inutile forzatura ostile al nostro cervello che è la scrittura alfabetica. Questa frase vuol dire due cose. Uno, che questa idea risolve l'obiezione che sovente viene fatta, ma come fa a estendersi internet quando il mondo è pieno di analfabeti? La risposta è: non è necessario essere alfabeti nel senso della scuola tradizionale. La seconda cosa raccoglie un'idea della scienza moderna, che è quella che lo spazio moderno non è uno spazio metrico, non è una struttura sequenziale, è una rete interconnessa ed è un disegno complesso. E dietro a queste frasi ci sono miliardi di dollari che girano. Quindi questo vuol dire ripescare il rapporto con gli ideogrammi cinesi, vuol dire immaginare delle forme di disegnini e di icone rappresentative, di marchi che in qualche modo rappresentino i concetti. Quanti concetti davvero una persona normale con cui voi parlate è in grado di maneggiare? E allora, De Mauro diceva 600. Perfetto, se sono 600 vi garantisco io che non c'è bisogno della struttura alfabetica, è molto più facile ricordare. Dobbiamo 600 rassegnarci a questa deriva? Non so se è una deriva, io dico solo pensateci bene. Comunque, io vi ho solo detto, questa è una slide, cioè il problema di come viene modificata la struttura concettuale e la manipolazione dei concetti e delle idee meriterà molta attenzione. La seconda cosa è un'altra slide, un questionario fatto in tutti i paesi del mondo in cui si chiede che paura hanno di perdere il lavoro e che paura hanno che sparisca il lavoro, che non sono più in grado. E quindi viene fatta una valutazione di quante persone nelle prime tre preoccupazioni esprimono una di queste due preoccupazioni. Allora, il primo paese come ranking è l'Italia, col 69% di persone che collocano nelle prime tre risposte una preoccupazione personale e diretta sul lavoro. Credo che il paese che viene dopo, non so nemmeno cosa sia, è al 40% e i paesi normali sono al 10%. Allora, attenzione, attenzione a cosa succede nel mondo e che cosa succede nel nostro paese. Cioè, dietro una serie di difficoltà nel diffondere questo atteggiamento c'è una quantità crescente di persone che prima in termini di rancore e oggi io credo proprio in termini di diretto odio ritiene che qualunque cosa del tipo di quella che noi stiamo discutendo
meriti di essere cancellata, perché sono stufi di sentire persone che esprimono opinioni, vogliono qualcuno che rompa la schiena agli altri. Perché metà della dittatura in arrivo. Non lo so, io dico solo che io non ho mai avuto una sensazione come negli ultimi 1 o 2 anni di qualche cosa che sta cambiando. Quando c'è la paura poi arriva il nemico. Perché è classico, tu non hai idea di avere un futuro, quindi hai un problema di sicurezza. Non accetti che la sicurezza deriva dalla rottura dell'organizzazione sociale tua e del tuo sistema di valori, e quindi fai l'operazione più semplice: la mancanza di sicurezza deriva da un nemico esterno. Ora, cioè io non credo che, ad esempio, la forma della cena o della chiacchierata tra amici in questa fase sia facilmente sostituibile. Ad esempio, dovessi passare del tempo, e lo farò, e aumentare anche il passaggio da chiacchiere a formazione. Bisognerebbe avere del tempo e cominciare a convincere anche non tante persone a passare delle ore a metterci le mani dentro. Se non cominciamo a costruire un gruppo sufficientemente esteso di persone di questo tipo, proprio per ad esempio io per ragionare su come affrontare queste problematiche, cioè su che futuro vogliamo per l'uomo. Cioè, e credo che in realtà con Diesi sia la stessa cosa, di fatto, cioè, capito? Io credo che non siamo in pochi in tutta Italia a fare. Uno potrebbe fare una variante, ma qui stiamo discutendo adesso di cose. La cosa che bisogna fare è rete. Uno può avere una variante, invece della cena può avere il bar. No, c'è già. Dei punti di vista. Se ulteriore domanda potremmo farci per proseguire un modo di pensare insieme. Quale altra domanda? Per proseguire la ricerca. Ma sulla base di quello che è venuto fuori questa sera, appunto, io ho l'impressione che potrebbe essere utile fare un passo che porti su un argomento ritenuto di interesse a metterci un po' le mani dentro. Perché se no il rischio è che si parla in generale di categorie del pensiero, di filosofia, di atteggiamenti. Poi in realtà sono atteggiamenti e filosofie che non è chiaro a che cosa si applicano. Io non sono convinto che se uno parla di machine learning, che è quello che io ritengo essere la parte interessante di intelligenza artificiale, oppure di internet, siamo nelle condizioni di avere la stessa conoscenza, un'idea comune. Difficile parlare di cose che non si sappia che cosa siano. Se dovessi dire, approfondire magari qualche pezzetto, anche molto limitato, potrebbe essere un sistema per dare un riferimento. Sì. Forse non è una cosa che si può fare a cena. Si potrebbe provare a vedere se a cena si possono porre delle domande che in qualche altro luogo permettano un parziale approfondimento con chi è interessato. Cioè, io ho l'impressione che bisognerebbe provare a passare da un modo di affrontare le questioni in via di principio, la simulazione buono o cattivo, gli aspetti etici rispetto a qualche cosa che porti anche le persone a uscire con qualche... Ma questo non ha senso farlo a cena, però avere senso se si individuano dei temi. Uscire dal tavolo, dico, porre domande che possono poi costruire in realtà, cioè, pratiche. Sì, appunto, io dovessi scegliere, sceglierei qualcosa anche di molto concreto e piccolo e provare su quello a svolgere una strada di approfondimento collettivo, almeno questa è la conclusione, non tanto di questa cena interessantissima, ma anche di una serie di altre iniziative.